Sei all'ascolto di Radio Ballerina One, la grande radio sul ballo. Va ora in onda Ballo Quotidiano, tutto il ballo in pochi minuti, rubrica radiofonica giornaliera a cura di Tony Mantineo. Buongiorno, buon lunedì, tutto il ballo in pochi minuti, dice la sigla. Dobbiamo mettere la balena nella scatoletta di tonno e poi venderla. Vabbè, ci proviamo anche quest'oggi. Come state, ragazzi, amici, amici ballerini, amici sportivi, amici che dovete pagare le bollette? Come state? Insomma, non ce la passiamo bene, eh? Guerra alle porte, ma avete visto che succede nel mondo? E poi ci dicono che dobbiamo tenere la doccia corta, fare la doccia corta. Vabbè, insomma, pensiamo a ballare. Allora, vediamo di che cosa possiamo parlare oggi. È andato via un altro fine settimana, ci siamo divertiti ballando nelle balere, io ho girato qualche sala da ballo, penso anche voi alla stessa maniera. Però quello che forse molti non sanno, perché vanno a ballare tranquillamente, si divertono, oppure magari sono fuori dai grandi giochi politici del ballo, io vi posso dire che all'orizzonte si prospetta qualcosa che forse può finalmente mettere ordine in quello che è l'associazionismo sportivo dilettantistico. Ci sono dei soggetti, per esempio anche un po' come noi, però noi siamo più tranquilli, però altri che guardano sicuramente a grandi incassi, che lamentano mancanza di competitori nelle grandi competizioni. Allora qui arrivano anche delle domande, ma cosa fanno le ASD, coloro che dovrebbero promuovere il ballo sportivo dilettantistico, quindi essere i famosi serbatoi poi per le grandi federazioni? Ma io l'ho sempre detto, che cosa fanno? Chi ascolta le mie trasmissioni, se io vado a prendere le trasmissioni Ballo in TV, Ballo in Radio di tanti anni fa, con il commissario tecnico Armando Marcelli, che manca da qualche tempo alla radio, però lo porteremo, adesso provo magari a chiamarlo anche telefonicamente, insieme. Quante volte abbiamo detto che le scuole di danza fanno le agenzie turistiche, vanno a fare le visite ai santuari, vanno a fare il ballo della domenica, fanno tutto meno che lo sport. Questa è una denuncia che io faccio da tanto tempo, ma non in maniera cattiva. Sostengo un aspetto giuridico molto semplice. Se tu ti crei una scuola sportiva, associazione sportiva dilettantistica, signori, cosa dice la parola? Questa è lingua italiana, associazione sportiva dilettantistica di danza. Quindi devi fare lo sport della danza. Non puoi fare l'agenzia turistica, che prendi i tuoi, li porti in balera, li prendi 2 ore a persona, che vai a fare la gita al santuario col pullman, che vai alla festa della cioccolata, che vai a vedere le luminarie. Questo fanno le scuole di danza ASD. O se tutti noi abbiamo uno statuto registrato all'Agenzia delle Entrate come associazione sportiva, è obbligo che dobbiamo fare lo sport. Non possiamo fare le feste. Se vogliamo fare le feste, ci dobbiamo aprire un aprologo. Ci dobbiamo aprire un'altra situazione giuridica che ti permette di fare il divertimento, perché poi quando contattiamo le nostre SD affiliate, li chiamiamo, gli si manda l'invito, ma tu vieni alla competizione, vieni, no, ma non siamo pronti. Ora, questo qua, finché lo racconta Tony Mantineo e Armando Marcelli da questi microfoni, va tutto bene, io ne parlo in maniera amichevole con i miei colleghi, ho da molto tempo deciso di essere un formatore, di essere uno che dà le notizie e le informazioni a tutti coloro nel tentativo di far crescere questo settore e di togliere quei bug, quegli errori che commettono. Ci sono molte criticità, perché poi, attenzione, creare un'associazione sportiva dilettantistica e gestirla non è facile. È chiaro che qui i controlli vengono a mancare, ecco perché le ASD fanno un po' quello che vogliono, perché nei centri anziani tutti fanno come gli pare. Ma attenzione che sta cambiando il vento, perché ai vertici qualcuno sta dicendo, si stanno riunendo, stanno parlando, stanno cercando di vedere come poter mettere il freno a queste scuole di danza che invece di fare lo sport vanno a fare le agenzie turistiche. Ora io spezzo una lancia per chi si vuole divertire, ma è molto semplice: se volete fare il ballo da divertimento, aprite una partita IVA, rilasciate la ricevuta fiscale, fate le private e fate i pranzi e fate le cene. Dovete aprire giuridicamente un'altra situazione di lavoro, che può essere un aprologo, un circolo sportivo, un'altra istituzione di terzo settore, ma non una SD,
SD, perché tanti aprono la SD ma non fanno lo sport. Quindi da qui vai avanti, quanti anni ne parliamo? E adesso siamo arrivati al capolinea, perché io vi posso dire che qualcosa cambierà. Quindi amici che avete le scuole di danza e non fate le gare, attenzione, perché adesso ancora andiamo avanti, ma tra poco ci saranno i famosi paletti che vi obbligheranno a fare le gare, altrimenti vi toglieranno la SD. Tanto semplice, perché poi in Italia, sapete, bisogna raccogliere soldi, perché lo Stato ha bisogno dei soldi, e quindi poi si mettono i paletti. Allora, la mia persona, in qualità di dirigente di Federazione Sportiva Nazionale, tante volte vi ho messo in allarme, vi ho dato i consigli giusti, l'affiliazione, la tessera, l'evento. Il problema dipende da chi dirige queste ASD, che non informa i suoi tesserati che lui si sta iscrivendo in una scuola sportiva, non si sta iscrivendo in un circolo, in una parrocchia. Ma questo perché? Perché realizzare all'inizio una ASD costa poco. Adesso, con l'abolizione della marca da bollo, per aprire una ASD costa intorno alle 200 euro. Con l'affiliazione tu te la risolvi con 300 euro, ti apri una ASD. Però è lì che nascono i problemi, perché al momento che tu crei la tua ASD devi fare allenamento e gare, non puoi fare l'agenzia turistica. Tanti invece all'italiana aprono la ASD e poi fanno tutt'altro, non fanno lo sport. Adesso dall'alto se ne sono accorti e quindi verranno ai ripari. Pertanto dall'alto, dai vertici, la domanda, ripeto, è stata questa: ma le ASD che cosa fanno? Noi siamo anni che diciamo cosa fanno le ASD, cosa accade nel sottobosco del ballo, dove si insegna il ballo, come lo si insegna, come si rilasciano questi diplomi, quanti hanno la tessera, quanti si straniscono perché non vogliono fare la tessera. Ma guardate, questo accade anche dentro casa mia, anche dentro la mia federazione, quando io ai maestri dico: ma avete rifatto la tessera, avete fatto il corso di BLSD, il corso di primo soccorso, ma dentro la scuola ce l'avete il defibrillatore se qualcuno gli prende un accidente? Ma sta macchina costa 800 euro, allora tu non puoi fare la SD perché non hai le carte regola. Ora signori, tutto sta avvenendo a galla, o verrà a galla, io vi sto dando già un'anteprima, ancora non c'è nulla di scritto, però attenzione che a stretto giro di tempo, non so quanto tempo, quanti mesi, questo non lo so, non ve lo posso dire, però dai vertici della danza sportiva stanno prendendo le contromisure, e quindi arrivo sempre in vostro soccorso, perché lo sapete che io sono il vostro benefattore. Signori, mettersi regola non costa molto, seguire quello che è le orme della SD non costa molto. Se poi volete divertirvi, non volete fare le gare, chiudete la SD, aprite un'altra cosa. Certo, poi aprendo un'altra cosa, se pagano tutte le tasse, se paga di più, perché la SD è favorita dalla legge 398, che consente un regime fiscale agevolato. Se poi aprite una prologo, una partita IVA, un'altra cosa, certo, sicuramente cambia l'inquadramento fiscale, quindi le spese saranno sicuramente di più. Ma signori, nella vita è questione di scelta, che scelgo di sposarmi, rimango scapolo, mi compro la macchina, non me la compro. Noi, dal momento che siamo sulla terra, siamo costretti a fare delle scelte, e quindi anche per ballare dobbiamo fare delle scelte. Oh signori, il Green Pass ha fatto storia. Adesso col Green Pass arrivano le tessere anche tramite internet, un QR code, una tessera elettronica. Io lo dico a quei maestri, a quegli insegnanti, a quelle scuole che sono rimaste indietro, che sono rimaste al pezzo di carta, che non vogliono adeguarsi a quello che saranno i grandi cambiamenti che ci saranno con la tecnologia a stretto giro di tempo. Lo ripeto, è un problema che io ho anche dentro casa, nella mia federazione, che ci sono maestri che non vogliono adeguarsi, non vogliono farsi la tessera, non vogliono avere il QR code, non vogliono avere la novità, non vogliono fare le gare. In poche parole, per chiudere questa puntata di oggi, siamo al giro di vite, il cosiddetto giro di vite. Vi do invece alcuni appuntamenti, perché sono qui, sì, per dare informazione sulle novità, e questa veramente sarà una grande novità, che le ASD dovranno veramente essere in regola. Appuntamenti che riguarda anche il canale danza. 6 ottobre abbiamo questo stage, se volete diventare ballerini del corpo di ballo di canale danza, se volete realizzare coreografie televisive, insomma, se volete fare, divertirvi a fare qualche cosa veramente di bello, di serio e carino. Ecco, questo è il grande divertimento, come vedete si può fare pur non essendo ASD, quindi si è inquadrati in un'altra forma sotto il punto di vista fiscale e giuridico. Poi attenzione, c'è un corso di aggiornamento per giudici di gara, segretari, per capire come funziona la danza sportiva, dove vengono illustrate tutte queste nuove regole che ci saranno per le associazioni sportive, per domenica 16 di ottobre. In
informatevi se volete diventare tecnici di federazione sportiva, fare una carriera anche come giudici, come arbitri, come direttori di gara, segretari di gara, insomma essere veramente dirigenti sportivi. Vi do il telefono 327 61 56 336. E poi sono lieto di ufficializzare la competizione di danza sportiva Coppa Nazionale Fibes semifinale per ballo in gruppo e per ballo in coppia per domenica 30 ottobre a Ceccano, in provincia di Frosinone, in una struttura molto bella, a partire dalle ore 10.30, quindi c'è la gara, però c'è anche il secondo festival di ballo sociale. Per coloro che non vogliono fare le gare, c'è il festival di ballo sociale. Informatevi alla federazione, il numero comunque l'ho dato anche prima, 327 61 56 336. Andate su Facebook gruppo Fibes Roma e trovate alcune informazioni. Ecco, per esempio, partecipare a questa competizione del 30 ottobre vi consente anche di stare in regola. Ricordate, perché la legge parla chiaro, è obbligo per le ASD tesserare e assicurare i propri allievi e partecipare ad almeno due gare durante l'anno. E poi, cari amici maestri, non dovete spaventarvi di questo, vabbè, ci saranno i controlli, però basta stare in regola, basta fare le gare. Ma la cosa più semplice, come dico sempre, nella vostra ASD dovete dividerla in due: da una parte dei ballerini che non fanno gare, che si divertono, dall'altra bisogna creare il gruppo di agonistica. Guardate che non serve molto per creare un gruppo di agonistica, bastano 5-6 persone che fanno un gruppetto, qualche coppia interessata, anche perché se si iscrivono in una associazione sportiva dilettantistica, ragazzi, lo dice la parola, bisogna per forza fare allenamento e qualche garetto ogni tanto, non è molto. E con questo vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alle prossime occasioni con il ballo in radio TV. Magari porteremo nuovamente i nostri opinionisti e parleremo proprio di questo. Grazie per l'attenzione, alla prossima, e soprattutto ballate, ballate, o per divertimento o per sport, l'importante è che ballate. Buon inizio settimana. Abbiamo trasmesso Ballo Quotidiano, tutto il ballo in pochi minuti, rubrica radiofonica giornaliera a cura di Tony Mantineo.